sente qualcuno al piano di sopra. Senti questo rumore di passi? Ma io non sento niente. Uffa, non si sentono più. Mi raccomando, se ti chiamo perché ho visto qualcosa, sali subito, ok? Scappa, scappa. Vitale, c'è qualcosa. Avevo ragione, c'è qualcosa quassù. Oh. Oh no, nuovamente! Li senti, Merlino? Li sentite anche voi? Nuovamente i passi al piano di sopra. Ma tanto Vitale non mi crederà mai. Mi è venuta un'idea. Registrerò i suoni con il cellulare e poi glieli farò sentire. Così Vitale non potrà non credermi perché avrò la prova. Ok, iniziamo a registrare. Vitale? Sì? Devo farti sentire una cosa. Che c'è? Ti ricordi i rumori dei passi che sentivo l'altro giorno che tu non mi hai creduto? I passeri, sì, me li ricordo. No, non sono passeri, sono veri passi. Siccome non mi credi, ho registrato tutti i suoni. Così non potrai non credermi perché ho tutti i suoni qua. Ecco qua, registrazione numero 8. Play. Io sento gli uccelli che cinguettano. No, non è possibile, li ho registrati prima. Perché non si sente niente? Sì, certo, va bene, un altro dei tuoi scherzi. Io ritorno a mangiare nel frattempo, eh. Ciao! Com'è possibile che non si sentono i passi che ho registrato? Voi li avete sentiti, vero? Registrazione numero 8. Non si sente niente. Oh no, perché i passi iniziano a sentirsi solo quando non c'è Vitale? Si sta avvicinando! Meglio chiudere la porta a chiave. Merlino, meno male ci sei tu qui con me a proteggermi. Li senti anche tu? Ma stai dormendo? Meglio se iniziamo a nasconderci. Vitale? Sei tu che mi stai facendo uno scherzo? Sei tu là dietro alla porta? Ma che succede? Eh? C'è qualcuno qua sopra? C'è nessuno! Sono caduti tutti i pupazzi! C'è qualcuno qua fuori dalla porta? Vitale, sei tu! Non c'è nessuno!
Ora basta, mi sono stancata, ho deciso. Anche se Vitale non mi crede, tornerò al piano di sopra e controllerò nuovamente che cosa c'è al piano di sopra. Anzi, proverò a catturarla. Se voi mi credete, lasciate un mi piace sotto questo video. Però voglio comunque avvisare Vitale. Magari vuole venire con me, è meglio avere qualcuno per coprirmi le spalle. Vitale! Starà mangiando. Vitale, vieni! Che c'è? Che cosa stavi facendo? Sto mangiando, che domanda. Come sempre. Senti, io so che non mi credi, anche se è appena successo che ho sentito nuovamente i rumori e sono caduti i pupazzi da là sopra. I pupazzi sono tutti là sopra? Perché li ho messi a posto, altrimenti Merlino li avrebbe sgranocchiati tutti. Ok. Stranamente, questi rumori non si sentono solamente quando tu sei qua. Mi spieghi com'è possibile? Forse te li stai immaginando tu nella tua testolina? No, non me li sto immaginando. Loro li hanno sentiti. Ho deciso che tornerò al piano di sopra e questa volta porterò qualcosa con me per catturare qualsiasi cosa sia sopra, che sia una creatura o qualcos'altro. Magari ha solo bisogno di mangiare. Non lo so, magari può essere uno scoiattolo, un passerotto, un topolino. Lo facciamo avvicinare, così ti potrai rendere conto che si tratta solo di una piccola creatura. L'ultima volta che ho controllato gli scoiattoli non usavano le scarpe, non si sentivano i passi. Quindi tu dici che la soluzione è portargli qualcosa da mangiare? Sì, anzi, la vado a prendere subito, così te ne potrai rendere conto tu stessa. Bene, allora tu vai, cerca qualcosa da mangiare e io prenderò qualcos'altro invece. Eccomi ragazzi, ho preso un qualcosa per catturare la creatura. Ta-da! Una corda. Beh, spero che funzioni. Semplicemente salirò su e cercherò di legare la creatura e portarla al piano di sotto per vedere che cos'è esattamente. Ma dove è finito Vitale? Vitale, sbrigati! Eccomi. Ah, eccoti. Ecco, ho preso il pane per i passerotti. Fermo, Merlino. Per i passerotti o per i topolini? Scusa. Non penso che il pane servirà a un bel niente. Senti, ascolta, ti devo spiegare il mio piano, ok? Questa è una corda. Il mio piano è questo. Saliremo entrambi al piano di sopra. Cercheremo la creatura e io cercherò di legarla con la corda. Tu dovrai guardarmi le spalle, ok? Ma mi sembra un po' esagerato una corda per prendere uno scoiattolo o dei passerotti, non trovi? Merlino! Hai mangiato il pane! L'ha rubato da là sopra! Beh, te l'avevo detto che il pane non era una buona idea, quindi vai e prendi qualcos'altro per catturare la creatura, ok? Vai! Ok, mi è venuta un'idea, arrivo! Eccomi, guarda. Cosa hai preso? Questa volta ho preso i semini per i passerotti. Così gli possiamo dare da mangiare ai passerottini, non trovi? I passerotti? Sì, sono dei passeri probabilmente, quelli che stanno sopra. E così, con questi semini, gli daremo da mangiare. Magari questa creatura è erbivora. Devo prendere magari qualcosa di verde per questa creatura, per attirarlo, per dargli da mangiare. Non so, tipo delle erbe di campo, dei fiorellini. Dei fiorellini? Ah, quindi il tuo piano è portare a questa creatura del pane, dei semi e un mazzo di fiori? Sì! Arrivo! Non c'è niente da fare, Vitale non mi crederà mai. A meno che non vedrà la creatura con i suoi occhi. E se io riuscirò a catturarla, lui la vedrà. E a quel punto capirà che avevo ragione fin dall'inizio. Beh, Vitale non torna più. Allora io inizio a salire ad andare. Eccomi! Ho preso un po' di erbette e un po' di fiori. Magari è un erbivoro e quindi gli piace così questa composizione che gli ho appena fatto. Che ne pensi? Va bene, tu portagli pure i tuoi fiori, semi e pane. Ok. Però l'importante è che mi guardi le spalle, ok? Io proverò a catturarlo con la corda. Tu stai molto attento e proteggimi. Ok, agli ordini, capo. I semi, eccoli, li ho presi. Sicuro che non ti serve nient'altro? No, credo di no. Ok, allora andiamo, su. Sì, pronti. Anzi, vai tu avanti, io ti guardo le spalle. Eccoci! Ehi, ma non è che potresti accendere una luce per caso? Sì, certo. Eccola. Ah, ok. Ora riesco a vederci qualcosa, almeno. Sì. Mi raccomando, non accendere le luci principali perché potremmo spaventare la creatura e potrebbe essere ancora peggio, ok? Giusto, hai ragione, sì. Quindi teniamo solo questa luce blu. Piccolina. Che non dovrebbe disturbarla. Ma che cosa hai in mano? I fiori. Vabbè, senti, iniziamo a cercare, ok? Ok. Merlino sta già cercando. Tieni gli occhi bene aperti e guardati intorno perché potresti vedere degli occhi all'improvviso, ok? Ah, aiuto. Che fai con quei fiori? Ah, stavo cercando di, come si dice, proteggermi. Meglio tenere la corda a portata di mano. Sì. Ehi,
Sì? Io non sento davvero nessun rumore qui. Sei sicura che l'hai sentiti? Sì, ho anche visto due occhi la scorsa volta, solo che ora non si sente più niente. Non so perché, ma quando ci sei tu, qua con me non si vede né si sente niente. Com'è possibile? Ho capito! Forse ha paura di me allora. Perché dovrebbe avere paura di te? Forse perché sa che tu mangi tutto il cibo e gli ruberesti tutto il cibo. Sì, forse ha paura di quello. Dov'è Merlino? Merlino? Che stai mangiando? Ehi! Merlino! Dove sta andando Merlino? Fammi Senti, andare a controllare. Vai a prendere Merlino, io continuo ad esplorare qua, ok? Merlino! Merlino! Forse Merlino sta seguendo qualche traccia. Che cos'è? Sembra che si sia azionato qualcosa di elettronico. Forse non è stata una buona idea salire quassù, non si sente niente. C'è nessuno? Vitale, sei tu? Sembrano dei rumori di farfalle, libellule, qualcosa con le ali. Vitale? Ma dove è finito? Vitale, Merlino, dove siete? Sapevo che sarebbe finita così. Dove è sparito Vitale? Perché Vitale sparisce sempre in queste situazioni? Però ora che sono andati via, inizio a sentire dei rumori, quindi forse la creatura si farà viva adesso. Chi sei? Senti, non voglio farti del male, qualunque cosa tu sia. Voglio solo capire che cosa sei o chi sei, ok? Puoi mostrarti, per favore? Vitale? Sento qualcosa, si sta avvicinando la creatura, Vitale? Oh no, la luce! Si riaccende. Ah, ecco. Ma come ha fatto a spegnersi da sola? I passi, li sentite? Sono tornati i passi. Vitale, sei tu? La porta. Questa porta si è chiusa da sola? C'è nessuno? C'è qualcuno qua? C'è nessuno? Provo a sentire se c'è qualcosa. Non sento più niente. Forse è stato il vento a chiudere la porta. Provo a sedermi qua e ad aspettare. Vedo se continuo a sentire i rumori. Ok ragazzi, mi sono seduta qua, dietro a questa porta, perché questa porta si è chiusa all'improvviso. Non so se è stato il vento o qualcos'altro. In più ho sentito dei rumori strani provenire da qua. Quindi è meglio che mi tengo pronta con la corda qua. È meglio che sorvegli tutto. Chissà dove sono finiti Vitale e Merlino. Perché se ne sono andati via così all'improvviso? Vabbè, fa niente. Me la sbrigherò io questa situazione. L'importante è che prendo qualsiasi cosa sia con la corda.